Buonasera a tutti, benvenuti nella house di Sinco Consulting per questo webinar dal nome Ridurre i costi di trasporto merce, non basta chiedere i preventivi. Nel webinar di oggi analizzeremo la situazione trasporti rispetto agli altri webinar che abbiamo svolto in queste settimane che parlavano prevalentemente delle attività di magazzino. Oggi cambieremo argomento, entreremo invece nel mondo dei trasporti. Prima di iniziare, ci tenevo a dare le istruzioni per l'uso di un buon webinar. Ovviamente per tutta la durata del webinar il vostro microfono rimarrà disattivato per permettere più chiara da parte del relatore senza interruzioni. Le domande verranno concentrate alla fine del webinar per non interrompere, ma potrete comunque scrivere e inoltrare le vostre domande man mano che vi vengono in mente, ovviamente mediante la chat. Nell'ultima slide verranno rilasciati tutti i recapiti del relatore in modo che possiate in un momento successivo inviare domande o approfondimenti. Tenete presente che in ogni caso tra qualche giorno saranno disponibili sia il materiale in PDF sia la web call registrata sul nostro YouTube, canale YouTube di Sinco Consulting. Iniziamo a presentare Sinco. E chi è? Sinco Consulting è una realtà nata nel 1981 che, come peccato originale, ha avuto la progettazione dei magazzini di trasporti. Dall'epoca siamo ovviamente cresciuti, abbiamo sviluppato oltre 2000 progetti per più di 500 clienti, sempre restando nella nostra realtà logistica. Nel 2018 abbiamo fatturato circa 2.400.000 euro e spesso volentieri proprio nel tema dei magazzini e dei trasporti. Abbiamo due sedi, una a Milano e una a Parigi, dove svolgiamo le nostre attività di consulenza. Questi sono alcuni dei nostri clienti, dove sostanzialmente, come vedete, c'è una bella platea di aziende di diversi settori, ma anche di diverse dimensioni, spesso e volentieri poi accomunati da problematiche simili a livello logistico. Tutto questo database di esperienza ha portato sostanzialmente Sinco in questi anni a sviluppare anche una scuola di formazione. Nei primi anni 90 è iniziato a vivere sostanzialmente la formazione Sinco ed è lì mano a mano si è evoluta e oggi conta più di 40 corsi a catalogo solamente sulla logistica. E questo, a mio modo di vedere, è una cosa importante. Perché spesso e volentieri vi sono argomenti a livello logistico, magari su alcuni settori, su alcune attività ritenute importanti, mentre al nostro interno, sostanzialmente con i nostri 40 corsi, riusciamo a coprire il 100% delle tematiche all'interno di questo settore complesso. Ovviamente Sinco svolge attività prevalente di consulenza, formazione come dicevo prima, è nata dopo e cuba circa il 10% del nostro fatturato. Mentre per quanto riguarda la consulenza, svolgiamo attività di consulenza 360 gradi dal punto di vista logistico, quindi organizzazione del network distributivo, logistica di magazzino e trasporto merci. Trasporto merci, argomento di oggi, e dove sostanzialmente, come vedete da questa slide, andiamo ad analizzare l'audit del sistema di trasporto, la definizione dello scenario distributivo, la determinazione dei giri di consegna e l'assistenza all'acquisto di un TMS, che sostanzialmente sono quei software di Transportation Management System che permettono di aiutare l'attività di trasporto. Ovviamente svolgiamo anche attività a supporto del nostro cliente per l'outsourcing, sia dei trasporti che del magazzino, poi svolgiamo attività tra logistica di fabbrica, quindi master plan e layout di fabbrica. Chiudendo poi ovviamente con la previsione delle domande e la gestione delle scorte, dando quindi sostanzialmente un pacchetto completo dal punto di vista logistico.
Andiamo a vedere gli argomenti di oggi e vediamo cosa c'è sul piatto che andremo ad analizzare. Beh, il titolo è un po' provocatorio. Ridurre i costi di trasporto merce non basta chiedere preventivi. Questo perché? Perché sostanzialmente abbiamo visto dalla nostra esperienza che spesso e volentieri nelle realtà italiane tendono a analizzare la situazione dei trasporti solamente dal punto tariffario, dimenticando tutta una serie di aspetti che invece possono essere a nostro modo utili o ancora più utili della tariffa in sé. Di conseguenza cerchiamo di vedere questo sistema trasporti da una parte differente rispetto al mero discorso tariffario. Quindi andiamo a vedere quale strategia corretta dobbiamo impiegare, quali competenze è necessario avere, come ricercare il giusto partner. Quindi non il fornitore di trasporti, non il trasportatore, ma il partner logistico che mi aiuta nella mia attività aziendale, e poi come controllare i costi di questi. Come vi dicevo inizialmente, già ad aprile abbiamo iniziato questa serie di webinar, qua vedete sostanzialmente un po' la storia. Tutti dal 2 aprile in poi, quasi settimanalmente, siamo andati a erogare questi webinar gratuiti per diffondere un po' di conoscenza logistica. Tutti i primi argomenti praticamente sul magazzino, invece di parlare sul trasporto. Per chi volesse approfondire anche nelle prossime settimane alcune tematiche, vi sono ancora tre argomenti, in un modo di vedere, molto interessanti, come l'e-commerce, la riorganizzazione del network distributivo e poi quando realizzare un magazzino automatico. Chiudiamo luglio, diciamo, prima delle vacanze, con questo giro di webinar. A questo punto iniziamo. Iniziamo analizzando il problema. Il problema è perché io devo ridurre i costi di trasporto. Prendendo sostanzialmente il nostro fatturato, facendo centro il nostro fatturato, mediamente, in base, poi può cambiare ovviamente in base alla dimensione aziendale, al valore del prodotto, mediamente i costi logistici cubano dal 6 all'8% del fatturato. E all'interno di questi costi logistici com'è la ripartizione? E vediamo che circa il 6,2% è dovuto a un costo di customer service e di amministrazione. 22,6% il magazzino, 22,9% le scorte e il 48,4% il trasporto merci. E già da questa slide si vede come è determinante per l'azienda, per la logistica, per la funzione logistica, ovviamente il costo di trasporto merci. E quindi, prima di pensare di ridurre i costi, devo capire se ho ben chiara la mia strategia. E quindi, ad esempio, mi devo fare delle domande come devo utilizzare una flotta mia di proprietà e quindi conto proprio o conto terzi, oppure un mix di questi. Quale tipologia di trasporto devo svolgere? Quindi full truckload, PTL, partial truckload, LTL, less than truckload, o un espresso, o un mix di questi a seconda della tipologia di spedizione. E poi tra i miei trasportatori devo utilizzare un generalista o uno specialista, ma specialista di che cosa? Di zona o di settore? E poi devo utilizzare un unico fornitore o più fornitori? Questo ovviamente mi rende bene l'idea di come io devo aver chiara la mia strategia. Prima di iniziare i discorsi, noi come Singo siamo sponsor del portale web Logistica Efficiente e abbiamo pescato proprio da una survey svolta da Logistica Efficiente sul tema trasporti. A mio modo, modo di vedere, molto interessante, dove all'interno di un campione di oltre 100 aziende italiane i manager logistici hanno risposto a 5 delle nostre domande. La prima domanda era il costo sostenuto dei servizi di trasporto da parte dell'azienda partecipante all'inchiesta. Quant'è? Fino a 100.000 euro? Da 100 a 250.000? Da 250.000 a 1 milione? Da 1 milione a 3 milioni? Da 3 milioni a 10 milioni e oltre 10 milioni? Vedete qua la ripartizione. Il grosso, quasi il 30% dei rispondenti,
era tra 1 milione e 3 milioni. Benissimo, questo per inquadrare comunque il campione che mi sembra bello, bello rispondente, quindi ci sono uguali percentuali, oltre al 10% sostanzialmente di tutte queste fasce. A questo punto, alle oltre 100 aziende che abbiamo indagato, abbiamo chiesto quali sono le tipologie di trasporto eseguite. Ovviamente la risposta era multipla, quindi potevano rispondere più, diciamo, di queste voci. Oltre il 50% ha risposto spedizioni espresse, oltre il 70% il collettante, il groppaggio, l'LTL, l'LCL, quello ovviamente dei container, oltre il 60% carico completo full truckload e poi oltre il 10% altre tipologie. Poi abbiamo fatto la domanda fatidica, ossia che parco fornitore avete, ossia quanti fornitori avete all'interno del vostro sistema di trasporto. Solamente una piccola percentuale ha risposto 1. Da 2 a 5 ha risposto quasi il 40% dei partecipanti, da 6 a 10 oltre il 20%, da 1 a 20 il 15% e oltre i 20 il 17%. Questo per dire che comunque c'è una fascia preponderante che va dai 2 ai 5 fornitori. E quindi nasce la domanda che vedete nelle prossime slide. Pregi nell'avere una flotta di pochi trasportatori o pregi nell'avere una flotta di trasportatori elevata? Vediamo le risposte. Avendo pochi fornitori, la risposta con più diciamo, affermazione è stata quella di vantaggi tariffari. Quindi oltre il 60% sostanzialmente ha risposto io ho pochi fornitori per vantaggi tariffari. Segue poi la partnership, la semplicità di gestione, il tempo di gestione, la fidelizzazione trasportatore destinatario, l'uniformità di servizi e l'attenzione nel rapporto. Poi tutta una serie di altri vantaggi, ma con una minore, diciamo, percentuale di risposte. E quindi sostanzialmente i vantaggi tariffari e la partnership vengono identificati con una flotta ristretta. Mentre una flotta elevata, beh, sicuramente il primo vantaggio è quello del backup in caso di necessità. Il secondo vantaggio è lo stesso di quello della flotta ristretta. Vantaggi tariffari. Flessibilità in caso di picchi, specializzazione per zona, essere poco legato ai fornitori e poi servizi differenti per se, per fornitore, di conseguenza averne tanti mi aiuta in tal senso. Queste sono le risposte invece nel caso in cui io preferisca una flotta di trasportatori elevati. Questo per farci capire come dal punto di vista strategico anche le idee sono sostanzialmente poco chiare. Con il webinar di oggi cercheremo di aiutarvi e darvi risposte maggiori. La prima cosa, prima di pensare sostanzialmente alla situazione del trasporto, è fondamentale inquadrare il problema in maniera più ampia. Ovviamente, io prima di vedere la situazione del trasporto devo analizzare il mio network distributivo e quindi capire se l'assetto distributivo aziendale è veramente quello ottimale. Cosa vuol dire? Avendo dei punti di origine, di consegna e conoscendo il livello di servizio, il tipo di prodotto, il profilo della domanda, devo andare a creare il mio network distributivo e quindi scegliere il numero, la dimensione, la localizzazione e le tipologie di deposito che possono essere di conservazione di transito per raggiungere che cosa? Il livello di servizio richiesto e il minimo costo complessivo. Tenete ben presente che la definizione del network è condizionata da che cosa? Dal costo logistico, ovviamente che deve essere il più basso possibile. Magazzino, scorte e trasporti. Tre strategie di livello di servizio, quindi prossimità, sorgente, assorbimenti, dal valore dei prodotti gestiti, dalla scelta strategica di esternalizzare o meno ogni parte di magazzino ed agevolazioni fiscali o restrizioni che ci possono essere. Quindi solamente dopo questa scelta è possibile parlare di riduzione dei costi di trasporto. Vedete che il trasporto in realtà è solamente una piccola parte che porta a un'ottimizzazione globale.
A questo punto, prima di parlare dei trasporti, possiamo agire su alcune leve del network distributivo. Prevalentemente faremo vedere due esempi di leve, ovviamente, sui trasporti. La prima leva che ci può essere è quella del cross dock, che è l'operazione sostanzialmente in cui la merce arriva da un magazzino o da più, diciamo, destinazioni, e questa merce viene sostanzialmente scaricata e ricaricata immediatamente sui mezzi diretti ai clienti finali. Quindi sostanzialmente non vi sono scorte di funzionamento, ma solamente di transito. Quindi la merce fisicamente non viene neanche messa sugli scaffali. Un'altra leva sul quale agire è sicuramente quella del merce in transit, ossia che cosa? Vari fornitori che con carico completo inviano il materiale nella piattaforma merce in transit, il materiale poi in questa piattaforma viene smistato verso le destinazioni finali e di conseguenza io sia a monte sia a valle della piattaforma merce in transit, io riesco sostanzialmente a caricare i camion e i miei mezzi a carico completo, ma allo stesso tempo riesco ad inserire materiale di più fornitori diversi. E quindi a questo punto dobbiamo cercare, finalmente, una volta visto la definizione del metodo distributivo, dobbiamo cercare di ridurre i costi di trasporto. Rispetto a tutti gli appuntamenti che abbiamo visto prima dei magazzini, sicuramente la riduzione dei costi di trasporto è semplice. Non ci sono grosse formule, non ci sono grosse analisi. Il trasporto rispetto alla situazione, all'analisi del magazzino è banale. Perché? Basta viaggiare sempre a saturazione massima, con il mezzo più grande possibile e nel tempo minore possibile. Lì ho l'ottimizzazione spinta dei trasporti. Attenzione che però questo è nel mondo ideale, la realtà è ben diversa, e perché i nostri clienti vivono sempre di ordini più piccoli, ad esempio l'e-commerce, spedizioni sempre più frammentate, veloci e puntuali, consegne spesso e volentieri con maggiori personalizzazioni e flessibilità a livello di orario di consegne. E quindi, ahimè, devo cercare la miglior strategia per avere costi bassi ad un livello di servizio alto, comunque ideale per le mie attività di business. E quindi è fondamentale analizzare i dati e ipotizzare il miglior sistema distributivo attraverso che cosa? Lo strumento dell'audit. E quindi andiamo ad analizzare lo strumento, lo studio dell'audit dei trasporti, che identifica i punti di forza e di debolezza attuali per impostare un piano concreto per la riduzione dei costi. Questo audit è formato da tre step. Il primo step è quello della raccolta dati delle informazioni qualitative, quindi vado a raccogliere e analizzare dati storici, le consegne, i fornitori, pesi, volumi, pallet, i colli, tutti quei costi emittenti e i destinatari che vi sono all'interno dello store. E poi vado a sviluppare delle interviste con i responsabili e vado ad analizzare l'organizzazione del mio modello distributivo, quindi chi compra, come compra, quanti fornitori, il contratto e le tariffe. Una volta analizzata diciamo, la situazione ISIS, io posso iniziare a sviluppare dei scenari alternativi. Quindi definisco gli scenari alternativi, li simulo a livello di costi e di livello di servizio e valuto l'impatto di questi scenari attraverso il confronto con la simulazione attuale. A questo punto sono in grado di dare delle conclusioni, punti di forza e di debolezza della situazione attuale, attraverso anche ad esempio la SWOT analysis, definizione dei quick win da applicare subito, definizione dello scenario distributivo ottimale futuro che andrò ad applicare, poi la roadbook degli interventi che dovrò svolgere. E sicuramente la SWOT analysis mi serve per ricercare la miglior strategia. Spesso e volentieri si cerca di osservare, di studiare la situazione aziendale sia dal punto di vista interno sia dal punto di vista esterno, cercando di individuare che cosa, i punti di forza e di debolezza. E quindi riusciamo a creare questa matrice tra fattori interni, fattori esterni, vantaggi, opportunità e rischi pericoli.
e andiamo a ricavare quattro settori. In rosso vedete i punti di forza, in verde le opportunità, in azzurrino i punti di debolezza e in arancione le minacce. Quindi riusciamo sostanzialmente con questa matrice a individuare tutto ciò che io in questo momento sto facendo bene, tutto ciò che può essere un'opportunità per il mio sistema trasporti, i punti di debolezza che devo cercare di risolvere, le minacce del sistema esterno, quindi del mercato, ad esempio dei trasporti, che mi possono portare a dei problemi. Sempre durante l'audit, un'altra analisi che si può fare è quella della definizione della tipologia di trasporto e servizio che devo svolgere. Vedete qua un'azienda ovviamente inventata che all'anno spedisce 5.747 spedizioni, le spedisce attraverso queste fasce di chilogrammi per consegna. Vedete fino a 30 kg circa il 20% delle consegne, 30-50 kg l'8%, 50-100 kg 13% e via dicendo. Ovviamente io posso definire tre scenari differenti. Dire bene, faccio tutto a collettare, quindi LTL. Scenario 2, invece faccio fino a 50 kg l'espresso, ad esempio, e oltre collettare. Scenario 3, fino a 50 kg l'espresso, 50-2500 kg il commettame e oltre 2500 kg l'FTL. Simulo i costi con le tariffe o con diciamo delle indicazioni di costi di settore e vado ad analizzare a livello dei costi e livello di servizio, perché ovviamente l'Express ha una resa differente dal collettame, dall'FTL, e anche a livello di servizio vado ad analizzare e differenziare le soluzioni. Un'altra ottimizzazione che si può fare sempre con l'audit è quella invece di andare a ottimizzare routing e quindi le percorrenze dei giri di consegna. E vedete questo esempio dove abbiamo in blu la situazione SIS, dove abbiamo sostanzialmente 10 furgoncini che servono al giorno 115 clienti differenti, con un orario di consegna massimo alle ore 17. Oggi attualmente svolgo 10 giri, di cui 8 diretti e 2 con una navetta più giri in loco nel sito di distribuzione. Quindi sostanzialmente 10 giri totali per un totale di chilometri di 2230. Con lo scenario 1 applico la situazione ottimizzata e accorpando sostanzialmente i clienti in maniera ottimale rispetto alle SIS, riesco a risparmiare un 10% dei chilometri. Quindi a parità di veicoli, a parità di giri eseguiti, io vado ad impiegare solamente 1.999 km. Nello scenario 2, aumentando la finestra, non più alle 17, ma fino alle 17.30, riusciamo a ridurre del 13% i chilometri e eseguiamo un giro in meno, quindi 9 giri al posto di 10. Nello scenario 3, aumentando ancora di mezz'ora la finestra temporale, io riesco a scendere ancora di un giro e di conseguenza abbattere del 27% i miei chilometri. E questo è un esempio per andare a ottimizzare i giri di consegna. Quindi l'audit poi ovviamente è flessibile e si presta in base alla realtà. Abbiamo visto la realtà prima, che era una realtà classica distributiva di collettame e con alcune diciamo spedizioni che potevano essere sia di full truckload sia di espresso, mentre qua abbiamo una situazione a conto proprio dove ho una serie di furgoncini e dove svolgo dei giri di consegna fissi che devo andare ad ottimizzare. Una volta ben chiara la strategia, ovviamente devo avere delle competenze che mi permettono di lavorare sul tema trasporti. Il nostro modo è fondamentale conoscere il sistema trasporti perché spesso e volentieri questo argomento
anche un qualcosa che deve assolutamente avere degli interlocutori che parlano la stessa lingua e di conseguenza bisogna conoscere il mercato, bisogna conoscere la documentazione che circola in questo settore, bisogna conoscere la normativa, bisogna conoscere le tariffe che girano e bisogna capire bene qual è la soluzione ottimale di acquisto di questo settore. E poi ovviamente dobbiamo conoscere gli strumenti informatici che ci permettono di lavorare correttamente. Sicuramente il primo argomento è fondamentale. Rispetto al magazzino, dove è meno sentito, la conoscenza del mercato nei trasporti è sicuramente il caposaldo di tutto. Dobbiamo conoscere in maniera importante il settore, quindi capire bene la tipologia di trasporto e le loro peculiarità, quindi quando si usa il stradale, quando è preferibile usare il ferroviario, il marittimo, l'aereo. Capire anche le tipologie di modalità, quindi la convenienza nell'utilizzarle. Parliamo di trasporto monomodale, quindi solamente un modo di trasportare, combinato, intermodale, multimodale. Quali tipologie di fornitori vi sono? L'autotrasportatore, corriere, corriere express, gli spedizionieri, gli operatori multimodali, gli operatori logistici. Quali sono le imprese e le loro dimensioni, quindi ragioni sociali, fatturato, numero dipendente, l'utile ante imposto, l'EBIT? Che specializzazioni hanno? E quindi specialista di settore, ad esempio di aree, temperatura controllata, GDO, rifiuti, o specialista di zona geografica? O generalista, che può essere sia di settore che di zona. Bisogna conoscere gli enti, le organizzazioni, le associazioni di categoria, le confederazioni e poi ovviamente tutti quegli organi di informazione che mi permettono di rimanere informato, quindi le riviste cartacee e i portali online. Un'altra cosa ovviamente fondamentale, soprattutto in ambito internazionale, dove è veramente una giungla, è la questione della documentazione, spesso e volentieri numerosa e complessa. Quindi è importante conoscere tutti i documenti necessari, ma soprattutto saperli compilare correttamente al fine di evitare sorprese in me poco gradite. E qua abbiamo fatto una carrellata che è solamente un sunto, parliamo di DDT, lettera di vettura nazionale, la CMR, la conferma di prenotazione, la fattura del spedizioniere, la ricevuta di carico dello spedizioniere, l'FCT, l'House Bill of Lading, il Master Bill of Lading, la lettera di trasporto marittimo, il certificato di assicurazione, eccetera, eccetera. Tutti documenti che vanno ad interessare questa sfera di settore. Spesso volentieri veramente impegnativi anche a livello di redazione, dove alcuni di questi, mi viene in mente ad esempio il DDT o la CMR, devono avere degli elementi essenziali affinché vengano chiamati e resi, diciamo, valore legale veramente un DDT o una CMR, quindi è fondamentale anche compilarli correttamente. Un altro aspetto del trasporto che sicuramente è necessario conoscere è la norma, dove è fondamentale capire un attimo che normativa di riferimento sto utilizzando. Quindi quella nazionale, quella internazionale, quindi ad esempio internazionale stradale con la CMR di Ginevra del 56, la ferroviaria europea della COTIF, il marittimo, quindi Bruxelles 1924, o il marittimo Amburgo 1978. E poi ovviamente in Italia sicuramente è fondamentale analizzare la storia della normativa italiana, quindi il primo intervento del 74, le famose, quello che aveva portato alla definizione dell'albo degli autotrasportatori, la tariffa Forcella, la riforma dell'autotrasporto del 2005, quella che ha portato alla libera contrattazione dei prezzi e la abrogazione delle tariffe Forcella, la controriforma del 2008-2010 che ha riportato i costi limiti, oppure la legge di stabilità del 2014 che ha riportato ancora la libera contrattazione. E quindi poi è importante definire la valenza e capire l'importanza del contratto di trasporto, il quale per essere un contratto scritto deve avere degli elementi essenziali, deve essere in data certa, deve contenere la franchigia per i tempi di carico scarico.
Poi ovviamente è fondamentale conoscere il codice della strada, quindi articolo 54 degli autoveicoli, 61 sagoma limite, 62 della massa limite, 142 dei limiti di velocità, 164 della sistemazione del carico sugli autoveicoli e 174 della durata della guida degli autoveicoli. E poi conoscere gli Incoterms. Attenzione, gli Incoterms non sono leggi, ma regole internazionali che definiscono i termini di consegna. Un'altra attività che ovviamente dobbiamo conoscere sono le tariffe. Tariffe che si dividono principalmente dal costo del nolo e dai costi accessori. Iniziamo con il costo del nolo, che sostanzialmente è una somma di varie variabili, che vedete rappresentata nella figura a destra. Per prima cosa, ovviamente, i chilometri percorsi, i tempi, la manodopera, la bollettazione, i costi generali, l'assicurazione, le prestazioni accessorie, gli imprevisti e ovviamente il margine che deve avere l'azienda. Quando poi si va a scandagliare il mercato, ahimè, esistono parecchie tipologie di tariffe. Ed è un po' una giungla. Ne riporto delle più comuni in questa slide, quindi ad esempio quella a carico completo, quella collettanea che possono scalare 73, 74, 75, 77 ed altre, quella provvigione, quindi una percentuale sul fatturato, una tariffa che può essere a collo, o a consegna, o a somma pesi, o a volume a pallet. Una bella giungla. Se poi ci aggiungiamo i costi accessori, quindi di rito fisso, minimo tassabile, inoltre in provincia o in capoluoghi di altra urbanizzazione, o in località disagiata, il contrassegno, la sponda idraulica, l'appuntamento, i colli fuori standard, le consegne e ritiri in località o in zone che mi fanno perdere tempo, quindi GDO, porti, dogane, i piani privati, eccetera, eccetera, reso l'emittente, poi ad esempio la proof of delivery, quindi la POD e il DDT firmato. Tutti elementi che vanno ad aumentare in maniera sensibile il costo di nolo e tutti elementi che io devo essere in grado di quantificare. Ovviamente, per fortuna, ci sono gli strumenti IT che ci aiutano e quindi devo saper riconoscere quali strumenti possono essere utili per la mia attività. Quindi parliamo di TMS, di Transportation Management System, ossia il sistema di gestione dei miei trasporti aziendali. Un software invece che mi ottimizza le percorrenze. Un Intelligent Transportation System, quella torre di controllo che agglomera parecchi dati che arrivano da device, da piattaforme diverse e me li rendono fruibili. Soluzioni di localizzazione satellitare, quindi track and trace, soluzioni mobile, SMS o app, sono una nuova frontiera, l'ottimizzazione dei carichi, per ad esempio carichi dei container o per dei full truck load importanti, yard management system per la situazione dei piazzali, i booking degli slot delle baie di carico scarico e poi i portali per svolgere tender per fare. Ovviamente è fondamentale anche la formazione come strumento di aggiornamento e di crescita. Come vedete, qua ci sono alcuni nostri cataloghi, diciamo, della nostra formazione solamente sui trasporti. Abbiamo sei corsi di catalogo, vanno dagli Incoterms, da responsabile del trasporto, dalla spedizione internazionale, dal contratto e le indicazioni sulle ultime novità normative, dalla dogana e dal corso come ridurre i servizi, i costi di trasporto aumentando il livello di servizio. A questo punto, devo andare a ricercare il partner giusto e quindi utilizzare il tender come leva strategica. E spesso e volentieri il tender si riconduce solo a, lasciatemi dire, una contrattazione con il nostro fornitore di trasporti. Invece deve essere un strumento strategico che mi permette di capire la reale risposta per il mercato, non solo a livello di costi, ma anche a livello di servizi. E quindi questo tender deve sostanzialmente essere uno strumento efficace attraverso che cosa? Un processo ben strutturato e ingegnerizzato che fornisca ai partecipanti di questo tender tutti gli strumenti per far sì che riescano a centrare l'offerta sia tecnica che economica nel miglior modo. Nel caso in cui il partecipante al tender non c'entra pienamente lo scopo del lavoro, è un'occasione persa, non solo per lui, ma anche per noi.
questo è fondamentale da capire attraverso che cosa? Un percorso metodologico ben strutturato, definendo il piano di intervento e quindi capire come effettuare un audit per avere la necessità e l'organizzazione corretta del nostro sistema di trasporti. Definire ovviamente il perimetro di quello che devo andare come oggetto del tender e definire le fasi del progetto. A questo punto posso preparare il mio tender con una serie di documenti che si susseguono. Il documento di RFI, di call for tender, di RFQ, ossia request for quotation, e poi la definizione della tariffa e dei livelli minimi di servizio. A questo punto poi si entra nella gestione vera e propria del tender, dove sostanzialmente si ricevono le offerte, si sviluppano gli scenari simulativi sia di costi sia di livelli di servizio e si sceglie il fornitore finale. A questo punto c'è l'ultima parte che è la gestione del progetto realizzativo, quindi il project management e la realizzazione, gestione del transitorio, quindi il passaggio graduale, le consegne e la formazione delle risorse umane, magari nuovi strumenti, eccetera, eccetera. Sicuramente la documentazione è fondamentale da questo punto di vista e all'interno dei vari documenti riteniamo interessante andare a citare i documenti di RFI e di call for tender, che spesso volentieri alla fine ci permettono di definire qual è lo standing della solidità e dal punto di vista logistico quali sono diciamo, le peculiarità di ciascun fornitore. Col call for tender una prima quotazione di massima di quanto può costare un certo fornitore. Ovviamente poi, una volta definita la vendor list, dobbiamo passare alla fase esecutiva e chiedere le offerte, quindi con il documento di RFQ, dove sostanzialmente abbiamo tre parti. Il primo è quello dell'accordo di confidenzialità, il secondo è la bozza contrattuale, quindi cose da avvocati, il terzo invece cose da logistici, capitolato tecnico-logistico. Che deve sostanzialmente raccontare lo scopo del lavoro e dare tutti quei dati che permettono al mio partecipante di andare a tarare in maniera corretta la mia richiesta di offerta. A questo punto si va sostanzialmente a descrivere in maniera corretta tutto ciò che è oggetto dei miei trasporti, quindi le caratteristiche del servizio richiesto, la tabulazione dei dati logistici e le caratteristiche dimensionali delle mie UDS, ossia delle mie unità di spedizione. Una volta arrivati questi, dobbiamo capire come controllare i costi. Controllare i costi, ovviamente, una volta scelto il fornitore, è consigliabile e sviluppare dei processi collaborativi. E quindi costruire un prospetto condiviso dei trasporti, identificare i KPI che dovrò andare a contrattualizzare con i miei partner logistici, generare la mia auto prefatturazione, calcolare puntualmente in maniera precisa i premi e le penali stipulate a livello contrattuale, eseguire survey sul livello di servizio erogato e svolgere audit frequenti per verificare la corrispondenza alle prestazioni lavorative concordate. Ovviamente, prima di controllare i costi, è necessario verificare che il servizio pattuito in fase contrattuale sia effettivamente quello reale. E quindi capire la rapidità delle consegne, la puntualità, l'affidabilità, la regolarità del servizio, la tracciabilità, la sicurezza, la precisione, il controllo e quant'altro a livello di servizio. Tenete presente nel grafico sulla sinistra che all'aumentare del livello di servizio richiesto aumentano i costi. Di conseguenza, prima di controllare i costi, devo essere certo che io abbia un livello di servizio adeguato a quanto mi aspettavo, che nel rischio è quello di avere costo basso, ma anche livello di servizio basso. E quindi, analizzando invece i costi, possiamo sicuramente dividere
quelli a conto proprio, quelli a conto terzi. Conto proprio sono io che svolgo l'attività di trasporto vero e proprio e quindi ho tutta una serie di costi organizzativi e amministrativi, di trazione, quindi ad esempio gli autisti, gli ammortamenti, il pedaggio autostradale, il carburante, eccetera, eccetera, e poi una serie di imprevisti che possono essere in circolazione dei mezzi, le percorrenze non ottimizzate, i ritardi, i furti, gli ammacchi, i danni, eccetera, eccetera. E poi invece, nel caso in cui vado ad acquistare servizi di trasporto, ho tutta una serie di costi che devo sostenere, organizzativi e amministrativi, quindi conduzione del tender, interfaccia IT, contatti con i fornitori, controllo delle fatture, la bollettazione e la documentazione. E poi tutto ciò che è trazione, quindi il costo del nolo, il fuel surcharge, il tool surcharge, i costi accessori, i premi e i penali. Fondamentale quindi andare vedere che cosa? Le componenti dei costi di trasporto. Ad esempio, tra l'FTL e l'LTL, vediamo in rosso l'FTL e in blu l'LTL, proprio che il trasporto è caratterizzato da attività e da tempi differenti. Quindi è fondamentale, in base all'oggetto che sto analizzando, capire quali costi, quali attività e quale tempo impiego per ciascun modo di trasportare. Quindi è fondamentale confrontare e capire bene la differenza. Ovviamente, una volta controllato questo, io devo validare e accettare le fatture che mi vengono inviate dal mio partner logistico. E controllare la fattura spesso e volentieri non è semplice, è molto dispendioso e spesso volentieri il rischio poi in azienda di non svolgerlo. Il consiglio che possiamo dare è quello di generare fattura pro forma e imporre al nostro partner logistico il controllo di questa prefattura. Sicuramente come svantaggio ho un costo di investimento del software, ma come vantaggio ho la certezza del costo, il risparmio del tempo e il consuntivo immediato. Tenete presente che i costi di trasporto sono variabili per legge, io ho un ricarico del costo del gasolio, del costo delle autostrade, se rispetto a quanto pattuito in fase contrattuale, i costi aumentano, hanno una variazione del 2%. Vedete qua sulla destra la schermata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sostanzialmente indica mese per mese, ad esempio, il costo del gasolio, che mi permette di riadeguare il mio costo del nolo al fuel surcharge. E quindi come ridurre i costi di trasporto? Beh, il nostro modo di vedere è necessaria esperienza, metodo, strumenti e tempo. E quindi spesso e volentieri una società di consulenza qualificata può rivelarsi una buona opzione e un valido investimento in tal senso. Vi ringrazio dell'attenzione, sono riuscito a restare, diciamo, nei tempi. E adesso andiamo a leggere le domande che sono arrivate in questa presentazione. Ok, la prima domanda recita: secondo la vostra esperienza, ogni quanti anni è necessario svolgere l'attività di audit? Bella domanda. Ovviamente l'attività di audit sarebbe necessaria ogni qualvolta si va a rinegoziare il contratto con il provider logistico. Spesso e volentieri ci sono contratti annuali e se a livello tariffario, a livello di servizio non ci sono problemi, a questo punto si potrebbe rivedere la situazione ogni circa 2 anni. Nel caso in cui invece durante l'anno, alla scadenza del contratto, ci fossero problemi, ovviamente un audit logistico o un eventuale nuovo tender sarebbe conveniente farlo. Un'altra domanda. Concordo con lei che la formazione e l'aggiornamento nel mondo dei trasporti è fondamentale. Quali possibilità offre Sinco su tale tema? Ma allora, abbiamo a catalogo il nostro corso, i nostri corsi di formazione e vi faccio vedere prima nella slide che erano in totale 6.
Poi abbiamo altri strumenti che ci possono essere da questo punto di vista. Ad esempio, che cosa abbiamo? Abbiamo delle possibilità di formazione in house e quindi andiamo a contestualizzare, in base alle esigenze del cliente, delle situazioni, degli elementi sul quale un consulente Sinco arriva in azienda e svolge un corso focalizzato proprio sugli argomenti contestualizzati del cliente. E poi abbiamo invece proprio attività di coaching vera e propria, dove il consulente Sinco sta assieme qualche giornata assieme al responsabile dei trasporti e lo accompagna durante la giornata e magari lo aiuta in tal senso. Un'altra domanda, secondo lei, in base alla sua esperienza sul tema, che tipologie di tariffe è più frequente incontrare? Questa è una domanda barra curiosità. Ma allora, ovviamente è un mondo particolare. Sicuramente quello che ho visto di più è la classica, è la colletame scalare 74, che spesso molti trasportatori utilizzano con un rapporto fondo volumetrico 250-300 di chilogrammi al metro cubo. Vediamo. Che altre domande possono esserci? Allora, un attimo. Buongiorno, avete in programma un approfondimento sui TMS? Grazie. Purtroppo no, tra i webinar di Sinco diciamo termineranno a luglio e ci sono ancora quei tre argomenti che vi dicevo, l'e-commerce, il magazzino automatico e la parte di network distributivo. Quindi purtroppo non abbiamo un webinar sui TMS. Poi, ci sono trasportatori specializzati con sede in grandi città. Questo, e vedevo anche poi un'altra domanda sulla Green Logistics, non ci sono. Ci dovranno essere per forza, se vogliamo parlare poi di città sostenibile, di Green Logistics e di Green Transport, ossia avere che cosa? Avere un hub cittadino che raccoglie il materiale di vari trasportatori e in un'unica modalità di servizio e un unico sostanzialmente soggetto, e quindi consolidando il materiale, svolgo il mio giro ottimizzato, quindi saturando i mezzi, eccetera, eccetera. Quindi la mia speranza, insomma, che si lavori in tal senso. Vediamo poi un'altra domanda. Come gestire i contratti considerando che i service providers normalmente impongono i loro? Ma allora, dipende da chi stiamo parlando. Se stiamo parlando con gli express courier grandi multinazionali, ovviamente diventa difficile andare a imporre un contratto a questi colossi di DHL, FedEx, eccetera, eccetera. Però spesso e volentieri i nostri clienti, dal loro legale, si fanno redigere un addendum a questi contratti che poi chiedono di firmare ai vari provider. E di conseguenza si riesce sostanzialmente comunque ad aggiungere alcune clausole al di fuori dei loro contratti standard. Altra domanda. È corretto effettuare ogni anno un tender? Già una risposta l'avevo data prima. Allora, se sicuramente ogni 2 anni. Ogni anno dipende ovviamente se i costi sono cresciuti, se il livello di servizio è scaduto a livello del mio provider. Di conseguenza, nel caso in cui crescono i costi, il livello di servizio scade, ovviamente è un problema che caldamente consigliato
andare su un tender per ricercare sul mercato una nuova azienda. In un'azienda manifatturiera media con un sistema di trasporti misto, un audit mediamente che tempistiche richiede? Un audit intervento breve, se inizia a essere troppo lungo, ahimè perde di sua efficacia, quindi parliamo di un mesetto sostanzialmente, 4-5 settimane. Molte società di trasporto extra UE lavorano con preventivi sul singolo trasporto e questo comporta grande quantità di contatti da parte nostra per trovare ogni volta la tariffa migliore. Qual è il motivo per cui non si riescono a raggiungere facilmente degli accordi quadro? Trasporto nazionale rispetto a trasporto nazionale o comunque internazionale su gomma, sicuramente più complesso. Per prima cosa ci sono in certi periodi dell'anno dove il mercato dei container ha una grande offerta e altri momenti dell'anno dove invece ha un'offerta bassissima e già questo genera delle discrepanze a livello di costi. Noi abbiamo provato a svolgere tender da questo punto di vista cercando di fissare i costi, ma risulta sostanzialmente sconveniente perché spesso volentieri andando tutte le volte a chiedere diciamo un preventivo per quella singola spedizione, io riesco a ottenere spesso e volentieri un beneficio maggiore rispetto ad un accordo. E quindi bisogna utilizzare magari strumenti più snelli, dove in realtà magari con accordi con due o tre fornitori, con il mio TMS, io invio diciamo in automatico una richiesta d'offerta. Mi arriva già sul software e di conseguenza posso scegliere o scegliere già il mio software in maniera automatica in base su dei parametri quale sostanzialmente spedizione utilizzare. Esistono anche poi parecchi portali online che proprio offrono questi servizi. Poi, ah, bella domanda questa. Qual è la differenza tra intermodale e multimodale? Bravissimo questo signore qua che mi ha fatto questa domanda, Vito Carbonara. Questo è interessante. In realtà il trasporto intermodale è un trasporto multimodale, ossia un trasporto con più modalità. Il trasporto multimodale diventa intermodale quando non ho la rottura del carico tra un passaggio e l'altro del sistema. Quindi, quando non ho la rottura del carico da gomma a ferrovia, vuol dire che ho un sistema intermodale. Per far sì che io non abbia la rottura del carico, devo utilizzare delle UTI, unità di trasporto intermodale, che ad esempio il container, o può essere il semirimorchio, o può essere la cassa mobile. Quanto sono utili i portali per la ricerca dei fornitori? Sono utili spesso e volentieri per andare alla ricerca magari del mezzo camion, del ritorno dal sud, che quindi magari pago meno. Per tutti quei casi in cui io ricerco comunque delle occasioni, io le chiamo un po' questi portali anche la eBay dei trasporti. Benissimo, abbiamo terminato le domande, io ovviamente vi ringrazio, resto a disposizione, questi sono i miei contatti per eventuali dubbi, domande, perplessità e vi ricordo che a breve riceverete il link sia per il video che pubblicheremo poi sul nostro canale YouTube e le slide di questo breve webinar. Io vi ringrazio e spero di rivederci con i prossimi eventi webinar di Sinco Consulting. Buonasera a tutti, arrivederci.